Le tre rose di Eva 4 finale shock, Alessandro viene ritrovato morto? Vin Zuiden. Anticipazioni Le tre rose di Eva 4 ultima puntata shock, la morte di Alessandro? Stasera andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5 il gran finale, video, De Cancelletto Le tre rose di Eva 4, la fiction melo con protagonisti Anna Safroncic, Roberto Farnesi e Fabio Fulco. Dopo 9 settimane ricche di colpi di scena e appassionanti risvolti, ecco che si arriverà finalmente alla conclusione di questo quarto capitolo che ha appassionato una media di circa 3 milioni di spettatori arrivando a toccare punte del 17% di share. Le anticipazioni riguardanti la puntata finale di questa sera rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi e che tutti i nodi che si sono intrecciati fino a questo momento verranno finalmente al pettine in maniera chiara. Spoiler Le tre rose di Eva 4 ultima puntata, dov'è Alessandro? In queste ore è arrivato l'appello anche da parte di Roberto Farnesi, che proprio su Instagram ha consigliato ai tantissimi spettatori De Cancelletto Le tre rose di Eva 4 di non perdersi il finale al Cardiopalma di questa sera, rivelando che ne avrebbero viste delle belle nel corso della serata. I colpi di scena saranno in primo piano in questo ultimo appuntamento con la fiction melo di Canale 5 e possiamo svelarvi che potrebbe esserci anche un'uscita di scena a dir poco clamorosa che metterà fine alla vita di uno dei personaggi più amati di questa serie TV. Nel dettaglio le anticipazioni sul gran finale delle tre rose di Eva 4 rivelano che Aurora farà una scoperta shock che la farà cadere nel baratro della disperazione e della preoccupazione. La donna, infatti, ritrova l'automobile di Alessandro, la quale però si trova in fondo ad un lago. Preoccupatissima vedremo che Aurora si mette subito sulle tracce del suo amato e tenterà in tutti i modi di contattarlo telefonicamente, senza però riuscire ad ottenere una sua risposta. Alessandro è stato ammazzato? Aurora disperata. Di Alessandro si sono perse le tracce e dopo il ritrovamento della sua automobile, video, si teme davvero il peggio, che fine ha fatto l'uomo? Non si esclude che prima di gettare l'automobile nelle acque del lago di Villalba, Alessandro sia stato ammazzato e proprio questa ipotesi tormenterà Aurora, la quale in questa circostanza così difficile capisce di essere ancora innamorata di lui. Eppure Aurora potrebbe essere giunta a questa conclusione troppo tardi, visto che Alessandro non dà segnali di vita e ormai quasi tutti in paese, credono che l'uomo sia stato ucciso. Ma è davvero così? Lo scopriremo nel gran finale shock della serie TV.